Tra il VI e il V secolo a.C., in Asia Minore, attuale Turchia, a Efeso, nasce Eraclito. Egli è autore di un'opera dal titolo Perifuseos, sulla natura, della quale però ci sono arrivati solo un centinaio di frammenti. Eraclito è un pensatore misterioso. I suoi frammenti erano oscuri per gli stessi greci. Aristotele, per esempio, confessa di trovare molta difficoltà nella lettura. Come i filosofi di Mileto, anche Eraclito ricercava l'archè, il principio della natura, e lo trovò nel fuoco. Il fuoco era un elemento sacro presso molte spiritualità orientali. Poco distante dall'Asia Minore, la religione mazdeista, più nota come zoroastrismo, che per molti secoli è stata la terza religione monoteista prima dell'avvento dell'Islam, adorava il fuoco come simbolo dell'origine divina del cosmo. Forse in parte influenzato da questa grande tradizione religiosa e spirituale, Eraclito credeva che ci fosse all'origine di tutto un logos, un intelletto perfetto, una razionalità unica e universale. Tale comprensione del logos sarebbe accessibile solo a pochi sapienti, i filosofi, che in Eraclito dunque riprendono un po' l'aspetto di sacerdoti, di custodi del sacro, che i pensatori di Mileto sembravano avere superato. Ascoltando non me, ma il Logos, è saggio convenire che tutto è uno. Cos'è dunque la felicità per Eraclito? La felicità o sapienza è la capacità del saggio di far coincidere il proprio Logos con il Logos del cosmo, che coincide a sua volta con il divino. Gli uomini comuni, invece, si soffermano e insistono inutilmente nel tentativo di comprendere le cose particolari e tra esse opposte, senza capire che gli opposti sono aspetti diversi della stessa realtà. Solitamente si dice che Eraclito sia il filosofo del divenire, colui che avrebbe esaltato la continua mutevolezza della realtà in opposizione alla scuola di Elea, in particolare a Parmenide, il quale invece esaltava l'assoluta unità dell'esistente. Rileggendo con attenzione, però, vediamo che il divenire, il cambiamento, la grande domanda che aveva inquietato i primi filosofi, è in realtà per Eraclito una manifestazione del Logos che in se stesso è unico. Riprendendo forse un motivo di Anassimandro, anche Eraclito credette che a dominare gli opposti vi fosse una legge, la legge del contrasto, Polemos. Polemos, la guerra, è padre di tutte le cose, di tutte re, e gli uni disvela come dei, e gli altri come uomini. Gli uni fa schiavi, gli altri liberi. Ma è proprio grazie a questo eterno conflitto tra le parti dell'universo che l'unità trionfa sempre, in maniera definitiva. Si potrebbe allora dire che l'opposizione tra Eraclito e Parmenide non è tra molteplicità e unità, ma tra unità dinamica e unità statica. Proprio come il fuoco, che in se stesso è semplice, cioè senza parti, eppure in continuo movimento. Quest'ordine universale, che è lo stesso per tutti, non lo fece alcuno tra gli dèi o tra gli uomini, ma sempre era, è e sarà fuoco sempre vivente che si accende e si spegne secondo giusta misura. C'è infine un frammento che ha sempre affascinato i filosofi, molto breve ma incisivo. La natura ama nascondersi. Anche in questo frammento si intravede ancora una volta la vicinanza del pensiero dei primi filosofi al pensiero orientale. Presso la filosofia induista, ad esempio, è ancora molto presente la dottrina del Maya, parola sanscrita che significa sia creazione sia illusione. Il sapiente è dunque colui che sa andare oltre il velo di Maya.
Se questo video ti è piaciuto, non dimenticare di iscriverti al mio canale e cliccare sulla campanella per rimanere aggiornato sui video che carico ogni venerdì. Clicca mi piace e condividi il video con i tuoi amici. Se credi nelle potenzialità del mio canale, nella descrizione di questo video puoi trovare un link PayPal su cui cliccare per farmi una donazione a tua scelta. Non dimenticare infine di scrivere la tua nei commenti. Buona giornata!